E rieccoci qua, io sono Nidu e bentornati su Nidu Channel. Così come ho fatto la top 5 dei personaggi più forti di Mortal Kombat, oggi farò la top 5 dei personaggi più forti di Injustice: Gods Among Us. Partiamo subito con il quinto posto. Al quinto posto troviamo Flash. Le mosse sono prevalentemente incentrate sulla velocità, ma dai, e perciò le combo sono molto semplici e basilari. Unica pecca è legata alla resistenza del personaggio, che è abbastanza discreta. Per il resto, ottimo personaggio. Al quarto posto abbiamo Doomsday. Anche le sue combo sono semplici e i suoi attacchi sono veramente devastanti. Peccato solo per la lentezza dei movimenti, se non fosse per quello sarebbe anche tra i primi tre. Terzo posto per il re del crimine, Joker. Nonostante le combo siano da esperti di picchiaduro, le mosse sono molto fluide e grazie alla sua velocità e alla grossa potenza delle mosse speciali, risulta un personaggio davvero temibile. Medaglia d'argento per Deathstroke. Ha ogni caratteristica positiva dei precedenti personaggi, forza superiore alla media, combo abbastanza semplici, inoltre ha davvero un'ottima velocità che, combinata con le combo semplici, risulta molto efficace. Medaglia d'oro per Scorpion. Anche se solo un personaggio bonus, non scherza, ha tutti i fattori clou del classico Scorpion di Mortal Kombat. Presa a lunga distanza, velocità elevata, attacchi molto potenti se legati a qualche combo. Inoltre la sua mossa speciale leva moltissimo sia i nemici leggeri, medi e pesanti. E voi cosa ne pensate? Ditelo con un commento, condividete, lasciate un like, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e detto questo, con un buff vi saluto.